Diciamo che in genere, come dire, l'attitudine di accusa, l'attitudine di maldicenza e di oltraggio tante volte, è congiunto a quell'atteggiamento legalista, perché in genere, purtroppo queste due, cose negative vanno molto assieme. Infatti, il legalismo è quella attitudine di superbia dove praticamente il credente, diciamo mettendo da parte la grazia, crede di accampare meriti davanti a Dio, crede di farcela con le sue forze, e in un certo senso è quello che appunto dice l'Apostolo Paolo alla lettera ai Galati. Voi avete iniziato con lo spirito e siete insensati che volete finire praticamente con le opere, quindi non più opere di gratitudine, opere buone, ma opere per cercare, illudendosi, di accampare, diciamo, meriti davanti a Dio. Sono completamente fuori strada quelli che mettono da parte la grazia di Dio perché essi scadono da Cristo. Infatti, Galati, qual era la cosa che aveva fatto veramente turbare l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, di vedere dei cristiani che avevano cominciato per la grazia di Dio con la fede in Cristo e poi stavano praticamente andando in quel legalismo, in quel sistema, praticamente dove il credente crede, e lì veramente questo è terribile, una roba del genere, diciamo di guadagnare punti davanti a Dio, ma non abbiamo niente da quello, noi andiamo a mani nude davanti al Signore, non abbiamo proprio niente da presentarci, è solo il suo sangue che veramente ci ha trasformato. E come diceva Arminio, un teologo olandese della Riforma protestante, è la grazia preveniente di Dio che ci ha portato ad accettare la grazia salvifica manifestata in Cristo. Cioè, la grazia di Dio non solo ci è pervenuta e noi l'abbiamo ricevuta, ma addirittura lo Spirito Santo ci ha circondati dalla sua grazia, è preveniente, ci ha preparato i nostri cuori, ha coltivato i nostri cuori, ha creato situazioni attorno a noi, dinamiche che poi ci hanno portato veramente ad accettare Cristo. Quindi è l'amore del Padre che tramite lo Spirito Santo ci ha attirati a Cristo. Quindi non c'è proprio nessun merito. Invece il legalismo è un po' l'atteggiamento che avevano i farisei, che si scontravano molto con Gesù che annunziava la grazia. Loro non lo potevano sopportare questo, loro invece erano tutti fissati con tutte queste pratiche, ti devi lavare qui fino ai gomiti, c'era un rituale ebraico, come dire, il proprio danaro, offrirlo in corban, cioè in offerta. Avevano tutte queste pratiche stolte che praticamente erano lontane dal cuore della legge di Dio, dal cuore del proponimento del Padre. Tant'è vero che Gesù disse: andate e imparate cosa significa quando Dio disse: misericordia io voglio, non sacrificio. Ecco, invece possiamo dire che il legalismo è una religione di farisei, di sacrifici, di meritocrazia, di opere, opere, opere per guadagnarsi il paradiso e la benevolenza di Dio, così che si trascura il sangue di Gesù, la croce, la grazia di Dio, a cui noi rispondiamo volontariamente con gratitudine in una vita di santificazione, ma non per guadagnare la salvezza, ma proprio al contrario, perché abbiamo ricevuto salvezza. Quindi noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo.